la gloria va a Dio e a Gesù. Buongiorno e buon mercoledì a tutti quanti. Computer, ho visto questa foto della sorella Simona Cirillo. Ha scritto un bel discorso che mi è piaciuto e lo vorrei leggere. Come dice, in questo nuovo giorno trova tempo per ringraziare Dio per la sua fedeltà, per il suo amore, per la sua grazia. E anche se le persone a te attorno cercheranno di rubare il tuo sorriso e la tua gioia, ricorda che niente e nessuno potrà rubare la tua lode. Gloria a Dio. Mie care, nella grazia che in questi giorni sta facendo qualcosa per il popolo di Dio e lodando Dio con amore, nessuno potrà rubare questo sorriso, tranne se non deviamo né a destra né a sinistra della parola del Signore e della fede che il Signore chiede a ognuno di noi. Se c'è qualcuno che cerca di farci deviare, cercate o cerchiamo tutti quanti insieme di mandarlo via, lontano da noi, per un'altra strada. Stiamo fermi nella fede, questo concetto non soltanto per voi, anche per me, che possiamo stare fermi nella fede di Dio e di Gesù. Bene, tra parentesi questo piccolo messaggio, vogliamo scrivere il messaggio di stamattina con la lode del Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Del rapimento. Amen. Gloria al Signore. Thank you.
Gloria a te, mio Dio. Alleluia. Tu sei il nostro Dio, tu sei la nostra gioia. Alleluia. Gloria al Señor. Gloria a Dio. Bene, vogliamo lodare il Signore con tutto il cuore, con tutta la nostra mente e con tutto il nostro corpo. Ringraziamolo perché Dio è grande ed è meraviglioso. Non c'è nessun'altra via oltre il Signore, Dio e Gesù. Se vi è possibile, chiudete gli occhi e lodiamo il Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore. Ancora grazie per questa giornata, Signore, per questo nuovo giorno che tu ci hai messo davanti, Signore. Sicuramente che ci proteggerai, ci darai quella gioia di servirti, onorarti e glorificarti tutti i giorni della nostra vita. Signore, se abbiamo
in questi giorni hai fatto qualcosa che ti è dispiaciuto, ti chiediamo perdono. Umilmente, perdono. Ci umiliamo davanti alla tua presenza attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo e vogliamo integrare la nostra vita a te attraverso Gesù. Se ancora, Signore, c'è qualcosa che non va, Signore, purificaci. Dacci quella gioia di sentirci ripieni della tua grazia, della tua potenza, Signore, perché in questo vogliamo contare nella tua onniscienza, nella tua potenza. Grazie, Padre, ancora per questo sentimento di amore, di forza che tu ci dai. Riempici di Spirito Santo, riempici di ogni potenza, perché possiamo essere come luce a tutti, chiunque ci guarderà. Alleluia, gloria a tuo nome, Signore. Con questo, Signore, che siamo qui davanti alla tua presenza, Signore, ti vogliamo portare tutti i nostri pesi, le nostre difficoltà. Soccorrici, Signore, aiutaci. Riempi, Signore, di forza e di potenza, di salute, sia noi che tutte le nostre famiglie, Signore. Ti vogliamo pregare ancora per mia moglie, Signore, per i miei figli, Signore, per mia nuora, per il mio genero, ancora per i miei nipotini, Signore, benedici ancora i miei consuoceri. Signore, se c'è qualcuno che sta male, Signore, aiutalo, sostienilo e portalo avanti, Signore. Ti ringrazio, Padre. Nel nome di Cristo Gesù, che benedetto in eterno. Amen.